presidente della regione Rosario Crocetta revoca tutte le autorizzazioni per costruire l'antenna MOAS della Marina Militare statunitense. La decisione dopo gli scontri della notte scorsa. Dalle autorità americane arriva il no comment. Intimidazione ad un distributore di benzina di Palermo tra via Regione Siciliana e via Uditore. Trovate due bombole e fili elettrici collegati ad una colonnina di carburante. Indagini in corso. Tecnici ancora al lavoro a un mese di distanza dal crollo di via Bagolino in cui persero le vita 4 persone. Ma le macerie restano sulla strada. Non si sa ancora chi deve rimuoverle. È stata inaugurata al loggiato San Bartolomeo di Palermo la prima biennale internazionale d'arte. Fino al 3 febbraio esposte le opere di 814 artisti in più sedi. L'apertura con il critico d'arte Vittorio Sgarbi. Sono questi dunque i titoli delle notizie principali di questa edizione. Buonasera, benvenuti al TG Med. Facciamo subito una breve pausa. A tra poco. Nuova Sport Car. La nuova concessionaria Palermo BMW e Mini. Isola delle Femmine. Via delle Industrie 77. Loris, sconti! Sconti fino al 50%! Gonne e pantaloni a 20 euro! Cappotti, 89 euro! Loris, sconta! Sconta! La comunità Alloggio per Anziani Greta di Antonio Guercio offre ai propri ospiti un gradevole soggiorno in un contesto familiare, elegante e confortevole. Le camere doppie, esposte all'esterno con i balconi, sono dotate di TV e climatizzazione indipendenti. La comunità Alloggio per Anziani Greta si trova a Palermo, in via Simone Cuccia 1, angolo via Libertà. Telefono 091 626 80 45. Da Greta, l'assistenza è specchio della ricchezza interiore di chi la offre. Fuori tutto. Da Trotta Gruppo, saldi del 10, 20, 30, 40, 50%. Trotta Gruppo. L'unico megastore del tessile. Strada statale 113, chilometro 58, a Carini. Hai deciso di vendere il tuo oro, ma non hai tempo per raggiungere i nostri punti vendita. Affari in oro ha la soluzione per te. Da oggi eseguiamo il ritiro dei preziosi direttamente a casa tua. Contatta il nostro reparto di acquisto online. Clicca il nostro sito web e scoprirai i vantaggi. Affari in oro. Il governo regionale sceglie la linea dura contro l'installazione dell'antenna americana MUAS a Niscemi. Ieri sera si erano registrati scontri in provincia di Caltanissetta con alcuni manifestanti che hanno tentato di bloccare alcuni mezzi. Oggi però interviene Crocetta. Sentiamo in che modo. Le procedure per sospendere immediatamente i lavori del MUAS, la stazione satellitare della Marina statunitense a Niscemi. Lo ha annunciato il presidente Rosario Crocetta. Il governo regionale ha infatti accelerato la decisione di sospendere i lavori dopo gli scontri della scorsa notte tra i militanti del No MUAS e le forze dell'ordine. Non siamo contro nessuno, afferma il governatore. Vogliamo tutte le garanzie per la tutela della salute dei cittadini. Studiando le carte del progetto, il governo sostiene di avere trovato vizi che potrebbero portare all'annullamento di atti già emessi. A dimostrazione di questo, il governatore cita lo studio sull'impatto sanitario. È stato fatto da una società di ingegneria e non ci sembra il massimo della competenza, sottolinea. Una società di ingegneria non può studiare gli impatti sulla salute pubblica. Il governo inoltre rivela la mancanza di uno studio sull'impatto delle onde elettromagnetiche sulla navigazione aerea, perché a pochi chilometri si trova l'aeroporto di Comiso, che dovrebbe essere operativo tra qualche mese. Inoltre la regione chiede di installare centraline di controllo delle emissioni. Al momento non
previste. La sospensione dei lavori però non è stata concordata con il governo Monti. Io sono un presidente autonomista, dice Crocetta, non chiedo certo le autorizzazioni al governo nazionale quando prendo le mie decisioni. Il governo di Roma sarà informato a breve della decisione appena assunta, aggiunge, ma Monti non è l'unico al quale si dovranno dare spiegazioni. Un'informativa sulla sospensione dei lavori è stata trasmessa dalla regione siciliana al Dipartimento USA di Sigonella e al Dipartimento della Navigazione di Napoli. Avevo invitato in un modo bonario a non accelerare i lavori e a procedere con prudenza, ferma Crocetta. Ho detto che non avremmo gradito forzature rispetto ai blocchi. Finora non era successo mai. Ieri sera purtroppo è accaduto. Intanto, a proposito del MUOS, è intervenuta l'ambasciata statunitense a Roma. L'Italia, in quanto membro della NATO, è partner importante per la sicurezza e la pace a livello internazionale, così come gli altri membri dell'alleanza, si legge in una nota, trarrà beneficio del MUOS a sostegno delle operazioni NATO. La Marina Militare, invece, preferisce non commentare e fa sapere di rivolgersi al Ministero della Difesa. E intanto il figlio dell'assessore regionale beni culturali Antonino Zichichi ha annunciato che si ritirerà dal bando da quasi 2 milioni e mezzo di euro che la sua società insieme ad altre si era aggiudicata. Dopo le polemiche sul conflitto di interessi del padre, Lorenzo Zichichi ha dichiarato: l'avevo annunciato e lo confermo, ci ritiriamo dalla gara. Ho già dato mandato ai miei legali per verificare il percorso migliore in modo da non danneggiare i partner, spiega Lorenzo Zichichi. Con questo atto chiudo il mio rapporto con la Sicilia, sono molto amareggiato e quasi disgustato. Dopo le polemiche sulle nomine dell'ASP, l'assessore regionale alla salute, Lucia Borsellino, tenta di smorzare la tensione. Vorrei ricordare che si tratta di nomine assolutamente transitorie, dice. Siamo ancora in una gestione commissariale. Il governo si è impegnato fin da subito a definire le procedure per la nomina dei titolari, come previsto dalla riforma Balduzzi. Siamo alla politica. A mezzogiorno scadeva il termine per la presentazione dei simboli e delle liste per le elezioni politiche di febbraio. Il PD siciliano, una volta conclusa la trattativa con i vertici nazionali, ha presentato la lista dei candidati in vista delle prossime elezioni nazionali. Vediamo il servizio di Ambra Drago. Con la riduzione dei paracadutati da Roma all'interno delle liste, così come aveva auspicato il segretario regionale del partito Giuseppe Lupo, il Partito Democratico è pronto per le elezioni nazionali del 24 e 25 febbraio. Oggi infatti sono state presentate le liste delle candidature in Sicilia relativa a Camera e Senato. Ecco svelati i nomi degli esterni. Capolista alla Camera per la Sicilia occidentale sarà il segretario nazionale Pierluigi Bersani e Flavia Nardelli, direttrice dell'Istituto Luigi Sturzo, per la Sicilia orientale. Invece a correre per il Senato come capolista ci sarà un volto noto dell'informazione, il direttore di Rai News 24, Corradino Mineo. Prendere una persona con una storia trasparente di lotta politica, di passione giornalistica e candidarla nella sua Sicilia, dove aveva cominciato con la lotta alla mafia, pur sapendo che questa persona non fa parte di nessuno dei pezzi di ceto politico, pure importantissimi, che hanno costruito il PD, è un segno di coraggio e anche di novità. Gli altri nomi che rappresenteranno il partito nell'isola sono Amedeo Bianco, presidente della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici, il deputato Marco Causi, insieme a Giuseppe Lauricella, figlio dell'ex presidente dell'ARS, il segretario generale di Confcommercio Luigi Taranto e Fausto Raciti, segretario nazionale dei Giovani Democratici. Una volta delineata la strategia del Partito Democratico in Sicilia, probabilmente la prossima mossa sarà quella di cercare alleanze anche con movimenti nuovi della scena politica, come la lista del Megafono del presidente della regione Rosario Crocetta per vincere il tanto atteso premio di maggioranza. Sì, la lista dei candidati che hanno scelto gli elettori delle primarie e quindi liste forti, rappresentative del territorio, della società civile, lista del Partito Democratico per la Camera e il Senato, che sicuramente sapranno imprimere una svolta politica di cui il Paese, di cui la Sicilia ha bisogno. In
Intanto il senatore del PSI Carlo Vizzini ha annunciato che non tornerà in Parlamento. Ho deciso di non candidarmi nell'ambito dell'intesa PSI-PD, ma non verrà meno il mio impegno politico per aiutare le giovani generazioni, come giusto che sia, ha detto Vizzini. Ringrazio le migliaia di cittadini che con il loro consenso mi hanno accompagnato in una lunga, splendida avventura al servizio del mio paese. Saluto con l'orgoglio finale di essere in questa legislatura il senatore con il più alto indice di produttività, come attesta il sito di Open Polis, ha concluso Vizzini. Intanto Beppe Grillo tornerà in Sicilia in vista delle prossime elezioni politiche. Il 30 gennaio sarà a Ragusa e Catania, il 31 a Siracusa e a Caltanissetta, il 1 febbraio a Trapani e alle 21 a Palermo. Il tour sarà seguito da un canale web che trasmetterà per 12 ore al giorno. L'appuntamento rappresenta inoltre il primo incontro tra Grillo e i 15 parlamentari eletti lo scorso 28 ottobre all'Assemblea regionale siciliana. Intimidazione ai danni di un distributore di benzina nei pressi della rotonda di via Leonardo da Vinci a Palermo. All'impianto Agip, che si trova tra via la Regione Siciliana e via Uditore, qualcuno la scorsa notte ha collegato attraverso fili elettrici una bombola di gas alle colonnine dei distributori. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, indaga la polizia. Politiche per l'occupazione dei giovani, il lavoro, il sostegno alle piccole e medie imprese, all'occupazione. La CGIL siciliana elabora una piattaforma di richieste ma anche di proposte indirizzata al governo regionale guidato da Rosario Crocetta. Con noi ospite della prima edizione la reggente della segreteria regionale Ferruccio Donato. Al primo posto c'è mettere in chiarezza, in trasparenza assoluta i conti della regione in maniera tale che si vadano a fare quei tagli necessari per acquisire le risorse per generare lo sviluppo. Sicuramente tra una delle cose che noi individuiamo come prioritaria è quella di utilizzare al massimo il nostro territorio, che non è esportabile, non è delocalizzabile, quindi è una delle risorse principali è proprio il turismo, perché possiamo mettere a valore tutte le risorse naturali, paesaggistiche e culturali che possono generare in maniera virtuosa occupazione anche stabile e duratura nel tempo. Alla luce degli ultimi dati, nella quale vi sono dati assolutamente paradossali delle quantità enormi di persone che non pagano le tasse in Sicilia, noi pensiamo che all'interno dei dipendenti della Regione Sicilia vi siano tante professionalità che, correttamente formate, possono con convenzione interagire con l'Agenzia delle Entrate per utilizzare più risorse umane per mettere insieme i dati e quindi andare ad stanare gli evasori e quindi generare maggiore non solo equità tra imprese, quelle buone che pagano e quelle cattive che non pagano, ma generare quelle risorse che poi servono ad attivare il ciclo virtuoso degli investimenti. Un 23enne di Ribera è stato fermato dai carabinieri dopo che all'interno del cimitero avrebbe accoltellato la sua ex fidanzata. Il giovane è stato portato in caserma ed è stato già interrogato. La giovane, pare sua coetanea, è stata invece soccorsa e portata all'ospedale di Ribera, dove i medici l'hanno dichiarata fuori pericolo. A ritrovare la donna in una pozza di sangue è stato il custode del cimitero, che ha immediatamente chiamato i soccorsi. Non ce l'ha fatta l'autista 19enne coinvolto in un incidente avvenuto sulla strada veloce Palermo-Sciacca nei pressi di Corleone. Il giovane era alla guida di un furgone frigorifero quando ha perso il controllo del mezzo, finendo in una scarpata. Il ragazzo è stato soccorso dai vigili del fuoco e trasportato all'ospedale civico di Palermo, ma è morto durante il tragitto. A distanza di quasi un mese, in via Bagolino a Palermo, dove il 17 dicembre scorso crollarono le due palazzine provocando 4 vittime, prosegue il lavoro dei tecnici del comune e dei vigili del fuoco sul cumulo di macerie. Macerie che però non si sa da chi devono essere rimosse. Vediamo il servizio. Nella polvere, tra quei cumuli di macerie che dovranno essere portate via, sono sotto sequestro da parte della magistratura che sta indagando sulle cause e sulle responsabilità del disastro, ci sono ancora tanti oggetti appartenuti a quelle famiglie che improvvisamente, nella notte tra il 17 e il 18 dicembre scorso, si sono ritrovate senza più una casa.
In quel cumulo informe di calcinacci è sepolta anche la verità su quanto è accaduto quella notte e soprattutto sul perché quelle palazzine sono crollate provocando la morte di 4 persone. Quotidianamente gli sfollati vigilano sui resti delle loro case nella speranza di poter recuperare quel che resta dei loro averi. Anche in questi giorni in via Bagolino sono arrivati tecnici del comune e dei vigili del fuoco per nuovi sopralluoghi. Intanto proprio le macerie rappresentano già un primo intoppo. Non si sa ancora chi dovrà rimuoverle, con quali procedure, con quali costi e chi dovrà provvedere alla loro custodia. Il comune ha chiesto un vertice tra tutti i soggetti interessati proprio per evitare che le macerie possano segnare una battuta d'arresto nel processo di lento ritorno alla normalità in via Bagolino, dove oltre al vuoto lasciato dalle due palazzine c'è da risolvere la questione degli edifici confinanti che dovrebbero tornare ad ospitare i loro occupanti. Anche oggi infatti nei pressi delle palazzine crollate c'è stato un via vai di consulenti di parte e di avvocati chiamati dagli ex inquilini degli immobili. Le famiglie fatte sgomberare già da circa un mese sono sistemate in un albergo a spese del comune. Molti però chiedono una sistemazione più confortevole anche perché, dicono, l'albergo ha garantito ospitalità solo per 90 giorni. Alcuni degli sfollati hanno localizzato immobili sequestrati o disabitati nelle vicinanze che potrebbero essere utilizzati come sistemazione provvisoria in attesa che la magistratura faccia il suo corso. Intanto i vigili del fuoco sono intervenuti in due palazzine a Palermo, in via Archimede al civico 83, nella zona del Borgo Vecchio dove sono caduti pezzi di intonaco dalla facciata, e in una palazzina a due passi da via Papireto dove è stata verificata la stabilità dell'immobile. Altri sopralluoghi in due edifici sono stati compiuti stamane dai tecnici comunali dell'edilizia pericolante. 120 banconote false da 20 euro sono state sequestrate a Troina, in provincia di Enna, da agenti della squadra mobile che hanno arrestato due persone. Il denaro falso, di buona fattura, era nascosto dentro una macchina cambia monete. La frazione di Xitta, a 3 km da Trapani, è stata negli ultimi giorni coinvolta da un aumento degli episodi di microcriminalità. In un paio di giorni, 3 rapine ad un distributore di carburante, a una farmacia e a un tabacchi, un furto nell'istituto religioso Sacro Cuore, dove sono stati portati via generi alimentari, 3 abitazioni svaligiate ed un tentato furto in un negozio di generi alimentari. Una serie di episodi che crea paura in un centro di appena 2.000 abitanti. Facciamo ancora una breve pausa. A tra poco. Da Loris sconti, sconti fino al 50%. Abiti uomo 99 euro, pantaloni 29 euro, giacconi 69 euro, camice 29 euro. Loris sconta, sconta! Mamma, facciamo un dolce insieme. Ricò è crema di ricotta di pecora zuccherata e congelata per essere sempre disponibile. Da oggi anche nella comoda confezione da un chilo. Info su www.ricocreme.it. Telefono 091 800 69 12 29. Una ragazzina di 12 anni disabile sarebbe stata violentata da 4 sue coetanee. È successo a Camporeale nel palermitano. Sulla presunta violenza sessuale stanno indagando i carabinieri, che avrebbero già identificato gli aggressori grazie all'aiuto di alcuni abitanti del paese che hanno denunciato la vicenda. I carabinieri hanno denunciato 3 dipendenti comunali di Bucchieri nell'ambito di un'indagine per truffa e abuso d'ufficio. Uno dei 3 è noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, sequestrati beni per 46.000 euro. 2 degli indagati avrebbero chiesto i benefici lavorativi previsti dalla legge 104 per assistere un congiunto malato, ma avrebbero spostato solo per finta la loro residenza presso i familiari.
Con qualche giorno di anticipo sulle previsioni, il Ministero della Pubblica Istruzione ha pubblicato il calendario per le prove scritte del concorso a cattedra, che in Sicilia, lo ricordiamo, coinvolge circa 10.000 persone sui 90.000 candidati in tutta Italia. Vediamo. La circolare era attesa per il 15 gennaio, ma ieri il Ministero ha sorpreso tutti pubblicando in anticipo quello che gli aspiranti prof aspettavano con ansia, e cioè il calendario delle prove scritte del nuovo concorso a cattedre che così entra nel vivo. Le prove si svolgeranno dall'11 al 21 febbraio in due sessioni al giorno, mattutina e pomeridiana, ma non ci sarà più la ressa tipica dei grandi concorsi pubblici. I candidati saranno infatti divisi per ambito disciplinare nelle diverse sedi d'esame. Tutti quanti si troveranno davanti un compito composto da 4 domande a risposta aperta, dedicate sia alle competenze comuni, dalla didattica alla legislazione scolastica, che a quelle specifiche di ogni ambito, dunque i programmi previsti per le singole materie di insegnamento e citati nel bando. 2 ore e mezzo il tempo a disposizione per completare la prova. Per superarla bisognerà avere un punteggio di 28 su 40. In questo momento ogni candidato sul sito del Ministero potrà trovare il calendario generale delle prove, cioè i giorni di convocazione per ambito disciplinare. Per conoscere invece le sedi d'esame bisognerà attendere ancora fino al 25 gennaio, quando il Ministero pubblicherà il nuovo aggiornamento, e allora ciascun candidato saprà dove presentarsi e a che ora. Tutte informazioni che comunque saranno diffuse online anche dagli uffici scolastici regionali. In tutta Italia il concorso della scuola interessa circa 88.000 persone, delle quali 10.000 sono in Sicilia. I più favoriti sono gli aspiranti insegnanti di italiano e storia dell'arte alla scuola media. I più agguerriti invece dovranno essere i candidati a insegnare fisica. In quasi 800 dovranno contendersi l'unica cattedra libera. I primi ad affrontare lo scritto saranno gli aspiranti insegnanti delle scuole di infanzia e primaria l'11 e il 12 febbraio. Poi si passerà alle altre classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Un pregiudicato è stato arrestato a Palermo dai carabinieri per furto di energia elettrica. Si tratta di Giovanni Bissicè, 29 anni, già ai domiciliari per reati legati alla droga. Nella sua abitazione, nel quartiere Villa Grazia, aveva realizzato un allacciamento abusivo alla rete dell'Enel. Un dipendente della società Soster ieri sera a Catania è stato colpito con una testata in viso da un automobilista che aveva trovato sul parabrezza dell'auto una multa. Il dipendente, un uomo di 54 anni, è stato medicato per la frattura del setto nasale e la perdita di 2 denti. Per l'aggressore è scattata una denuncia. È stata inaugurata al loggiato San Bartolomeo, sede espositiva della provincia regionale di Palermo, la prima Biennale Internazionale d'Arte, rassegna curata da Paolo Levi e Sandro Serradifalco. Fino al 3 febbraio 814 opere di artisti in rappresentanza di oltre 50 paesi. Vediamo il servizio. È un vero evento per Palermo e per la sua provincia, 814 opere in esposizione provenienti da varie parti del mondo che saranno presentate al pubblico siciliano in diverse sezioni dedicate al paesaggio, alla figura, alla scultura, all'acquarello e all'informale. Per ciascuna sezione selezionati alcuni dei più influenti interpreti contemporanei nazionali e stranieri. Per realizzare una biennale d'arte rappresentativa delle varie espressioni artistiche contemporanee, ma consolidante del forte legame presente con la tradizione, parte dell'esposizione sarà dedicata anche ai grandi maestri del passato. Le opere sono state selezionate e ammesse in seguito ad una valutazione dell'operato di più di 3.000 artisti che nei mesi precedenti hanno sottoposto al comitato scientifico le proprie elaborazioni. Il percorso espositivo si snoderà dalla Sala Rossa del Teatro Politeama, alloggiato San Bartolomeo, per giungere a Villa Amalfitano. Nel Museo Civico d'Arte Moderna e Contemporanea Sciortino di Monreale saranno allestite le sezioni estere ed ulteriori sezioni stilistiche. La prima Biennale Internazionale d'Arte di Palermo, curata da Paolo Levi, presidente del Comitato Scientifico e direttore artistico, e da Sandro Serradifalco, nasce dalla volontà della casa editrice EA Editore, Centro Diffusione Arte, con la collaborazione dell'Associazione Artistica Il Tempio di Palermo. La Biennale è stata inaugurata dal presidente della provincia regionale Giovanni Avanti e da Vittorio Sgarbi. Raccoglie artisti di diversi paesi con linguaggi artistici diversi ma uniti nella magia dell'arte, artisti provenienti da diversi paesi usano la stessa lingua, non hanno bisogno delle parole per comunicare e quindi diventa un meccanismo
che esalta la cultura dei popoli. No, l'idea della Biennale d'Arte è completamente mia, totalmente mia. Io ho preso, avevo un assistente, un giovane che si chiama Sergio Rifalco, e gli ho detto fai delle cose così, ma hanno obbedito a me ciecamente. No, in realtà loro hanno semplicemente moltiplicato una cosa che avevamo già fatto anche a Palermo, che era la mia biennale, che era importante perché dava spazio a molti. Che nacque a Palazzo Comitini, ecco. Vedi, tra l'altro. Sì, era nata con lui, ma nasceva nell'idea di documentare il più possibile la creatività del nostro tempo. E se tu fai una scelta di un critico, qualunque sia la sua intelligenza, che porta 30 artisti, gli altri 30.000 dove vanno? Quindi io ho fatto una biennale con 4.000 artisti. Questi altri 1.000 sono altri 1.000 di cui, se soltanto ne avessi il 5% degni di interesse, non avrebbero avuto altra possibilità di farsi vedere. Per cui mi pare che sia giusto puntare sulla quantità, perché nella quantità c'è anche la qualità. Una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.1 è stata registrata all'1.37 in Sicilia, sulle pendici sud-ovest dell'Etna, in provincia di Catania. Il sisma ha avuto ipocentro a 22 km di profondità ed epicentro in prossimità dei comuni di Adrano, Biancavilla, Santa Maria di Licodia e Regalna. Non risultano danni a persone o cose. Altre due lievi scosse sono state registrate sul versante meridionale dell'Etna tra le 9 e le 10. Ancora una breve pausa. Nuova Sport Car, la nuova concessionaria a Palermo, BMW e Mini, Isola delle Femmine, Via delle Industrie 77. Mamma, facciamo un dolce insieme. Ricò è crema di ricotta di pecora zuccherata e congelata per essere sempre disponibile. Da oggi anche nella comoda confezione da un chilo. Info su www.ricocreme.it. Telefono 091 869 1229. Vialdi presenta il materasso Ergo Memory, progettato per garantirvi il massimo del comfort. Altezza 23 cm, uno strato di memory con 12 zone a portanza differenziata e due strati in tecnopolimeri per un supporto ortopedico. Fuori, un guscio in morbida ciniglia di puro cotone sfoderabile e lavabile. Un concentrato di tecnologia a soli 399 euro nella versione matrimoniale e 299 in quella singola. Vialdi. Innovazione, tecnologia, estetica, benessere. I nostri quattro assi per garantirvi sempre un acquisto sicuro. Questa edizione del TG Med, adesso vi lascio alle previsioni meteo per la giornata di domani. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata. Nella giornata di domani ancora annuvolamenti residui e qualche pioggia sul versante settentrionale, mentre si registra una maggiore tendenza al miglioramento sul versante sudorientale dell'isola. Temperature in lieve generale diminuzione sia nei valori massimi che in quelli minimi. Venti moderati ma in rapida attenuazione già dal pomeriggio, mari ancora molto mossi o localmente agitati.